Grazie a te, anche stasera siamo insieme e vogliamo benedire Dio per l'occasione che ci dà. Questa mattina abbiamo parlato che in ogni libro della Bibbia c'è la presenza costante dello Spirito Santo, di quella che è la Sua mansione riguardo a quelle circostanze ed esprime nella totalità quelle che cose che Gli continua a fare nei nostri cuori, nella nostra vita, in mezzo alla Chiesa. Questa mattina siamo arrivati dove nell'epistola ai Romani stiamo parlando, ed anche lì leggiamo questa sera, per comprendere come lo Spirito Santo guida. Tutti i riferimenti che Gesù aveva dato poi si sono sviluppati nelle epistole negli atti degli apostoli. Diciamo che dalla indicazione che Gesù aveva dato, lo Spirito Santo vi guiderà, egli vi porterà avanti, vi farà tutto quello. Nelle epistole abbiamo visto il completamento di quello che Gesù aveva detto. Man mano la rivelazione è aumentata, la Chiesa è cresciuta, milioni di persone sono state salvate, cambiate, trasformate da questo potere dello Spirito Santo e tutte le verità espresse nei Vangeli da parte di Gesù poi si è allargato come un fiume questa, questo flusso di continuità dello Spirito che ha, ha sparso la sua presenza. Su ogni carne, dice la parola del Signore, cioè senza guardare più alla categoria, ma dovunque c'è un cuore che si predispone per cercarlo, per invocarlo, per dargli spazio, per sottomettersi alla sua autorità, che è un'autorità benigna. Lo Spirito Santo viene e porta a destinazione delle grandi opere. Ma soprattutto sentiamo la sua presenza nella nostra vita tanto forte perché il Suo amore permea tutto il nostro essere, addirittura che a volte ci sono l'amore di Dio che si manifesta in un modo potente nel cuore e nella vita di alcuni che sono predisposti e aprono il loro cuore allo Spirito Santo, che quasi si preoccupano di questo grande amore che. Si riversa nel loro cuore che li mantiene in, una, in un rinnovamento di amore, in, una, in un innamoramento continuo che addirittura oltrepassa la immaginazione che noi possiamo avere. Perché Dio è amore e quando la sua presenza si manifesta nella nostra vita, quell'amore si manifesta nella nostra vita, va a ristrutturare. Le, I canali del nostro essere, come la sorgente, che man mano più tiri acqua, più si purifica, più i canali si purificano. E questo amore che scorre che addirittura lo Spirito Santo di Dio fa preoccupare qualcuno che non è non riesce a comprendere quello che fa lo Spirito Santo, ma per comprendere meglio forse abbiamo un esempio che è molto importante, se ti accade che lo Spirito Santo ti visita in un modo speciale, ricordati che il rapporto spirituale quando si parla della Chiesa come la sposa, Gesù Cristo che è lo sposo e è tanto forte, tanto da poter avere un rapporto come Maria che ne venne fuori il Cristo. Eh? Non ne verrà fuori il Cristo dalla nostra vita, ma la sua presenza reale, la presenza dello Spirito Santo, non genera il Cristo nella nostra vita, ma genera l'amore e in quell'amore si sviluppano i doni spirituali. Un poco come gli uccelli fanno il nido nel mese di aprile, nel mese di maggio, in quella temperatura nascono i, gli uccellini, nascono i pulcini. Quando c'è la temperatura nel nostro cuore dell'amore di Dio che si manifesta dentro al nostro essere, quella è l'atmosfera giusta dove ne vengono fuori i doni spirituali, in un cuore freddo, in un cuore rigido, in un cuore duro, mai lo Spirito Santo fa un'opera di questo genere, perché è come fare le uova nel mese di febbraio, seppure nascesse un uccellino, muore prima di nascere. Ma questo fenomeno è anche nella Chiesa. Se c'è una chiesa fredda, che non c'è la presenza dello Spirito Santo, le anime vanno nella chiesa e poi se ne tornano, perché non trovano il calore che devono ricevere. Non parlo del calore del riscaldamento, parlo del calore dello Spirito Santo nel corpo dei credenti che sono in quella comunità. E di conseguenza anche chi ha fame di Dio entra nella Chiesa, resta qualche giorno, una settimana, due, resta sorpreso del non trovare niente, si aspettava di più e non, trovava, non trova niente. Mentre troviamo scritto nella parola del Signore dei cristiani primitivi che quando li guardavano si accorgevano che si amavano amare di un amore sincero, vero, forte e quell'amore attraeva le persone dall'aprirsi a Dio e venivano conquistate dall'amore di Dio. Alleluia! Vogliamo curare questa parte, per curarla dobbiamo dare spazio allo Spirito Santo perché non è produzione terrena, è produzione celeste. Non è un prodotto che si vende in nessuna farmacia e neppure al Vaticano, ma viene dal cielo nei nostri cuori. Ebbene, prima che andiamo avanti questa sera per vedere altri fenomeni che lo Spirito Santo sviluppa nella nostra vita, di quel poco che c'è nell'epistola ai Romani, c'è molto di più, ho preso pochi versi per condividerli insieme. Prima che andiamo avanti, però, vogliamo proprio invitare colui che ha ispirato, colui che, che si è lasciato guidare dallo Spirito Santo, l'autore. Invochiamo lo Spirito Santo su di noi e eh? rivolgiamoci al Signore Gesù Cristo, perché è lui che per lo Spirito Santo penetra nelle nostre coscienze, ci parla porta luce, porta chiarezza e comprendiamo le cose del regno di Dio. Bene, allora mettiamoci insieme e preghiamo il Signore Gesù Cristo. Alleluia. Chiudi gli occhi, apri il cuore e andiamo al Signore. Signore, noi veniamo a te insieme con tutti coloro che sono nella sfera di parole di vita. Dovunque c'è un cuore che siamo insieme, che ascolta attraverso qualsiasi mezzo, Padre Dio noi li presentiamo a te, perché davanti a te siamo uno in te e noi ti vogliamo ringraziare. Mentre siamo insieme ti vogliamo pregare che tu possa dare delle risposte attraverso la tua presenza e attraverso la tua parola le risposte che abbiamo bisogno, i chiarimenti che abbiamo bisogno per comprendere meglio come poterti servire, amare e non a parole ma come tu ci dici, se mi amate osserverete i miei comandamenti, abbiamo bisogno che lo Spirito Santo ci dia indicazioni precise e crei nel nostro cuore quelle logiche nel modo che noi veniamo sopraffatti, convinti dallo Spirito Santo della verità tua che trasferisci nella nostra vita. Ti vogliamo presentare tutti, Signore, ed invochiamo il potere del tuo regno mentre siamo in tua presenza. Insieme ti diciamo, venga il tuo regno. Qui ed ora, mentre siamo in tua presenza, sì sì. Vogliamo avere comunione con te, vogliamo sentire che tu parli direttamente al nostro cuore, perché come ci sai convincere tu, Spirito Santo di Dio, non c'è nessun essere al mondo. Tu ci sai compungere se ci devi portare a te, ci sai attirare se ci devi portare a te, ci sai convincere e ci fai cedere perché ci fai comprendere che quando tu parli alla nostra coscienza hai ragione e noi cediamo a te. Perciò vogliamo la tua presenza, mentre a leggi su di noi ti chiediamo di abbassarti nei nostri cuori per portare comprensione della tua parola e che sia interpretata da te mentre noi la condividiamo insieme. Ti prego di prenderti la mia vita, la mia mente, il mio cuore, il tutto di me, strappa fuori tutto quello che può ostacolare l'opera tua nella mia vita e nella vita di coloro che siamo insieme. Prenditi la mia mente, il mio corpo, il mio essere, la mia bocca, il, le espressioni, qualsiasi cosa e usala per la gloria tua, per portare cibo celeste ad ogni cuore che ha fame di te, per portare la tua parola unta dallo Spirito Santo, che possa ognuno avere un incontro con te. Per la gloria di Gesù Cristo te lo chiediamo insieme. E mentre siamo insieme, Padre Dio, nel nome di Gesù Cristo leghiamo ogni forza satanica, demoniaca, diabolica, ogni spirito malvagio che cerca di interferire per non farci avere comunione con te. Perciò nel nome di Cristo leghiamo ogni forza che non si muova con l'autorità di Cristo che ha dato alla sua Chiesa nel nome potente di Gesù Cristo, sventriamo queste forze nel nome potente di Gesù Cristo perché noi vogliamo avere comunione con te e non vogliamo che nessun infastidimento, nessun fastidio sia procurato dal nemico perché noi vogliamo alimentarci dalla tua presenza, dalla tua guida, dallo Spirito tuo Santo che porta libertà nel nostro cuore e ci permette di assorbire il massimo di te nella nostra vita per continuare il nostro cammino uniti insieme con te. Attira i nostri cuori, parlaci e facci comprendere altre cose che abbiamo bisogno per continuare il cammino insieme con te Padre Dio sotto la guida e l'unzione dello Spirito Santo per la gloria di Gesù Cristo, il Signore dei Signori e Re dei Re. Alleluia. Ti lodiamo, ti benediciamo e ti glorifichiamo tutti insieme. Uh, alleluia. Grazie Signore, grazie Signore, amen. Amen. Ebbene, allora andiamo avanti. Ho detto prima, Gesù parlava già, lo Spirito Santo vi guiderà, vi convincerà, vi parlerà, prenderà del mio, ve l'annuncerà. Vi dirà le cose che ancora non sono alla vostra portata, quando vi trovate davanti a qualche concistoro, davanti a qualche tribunale, davanti a qualche giudice per la difesa. Non vi preoccupate perché in quel momento stesso lo Spirito Santo vi metterà le parole che dovete rispondere. Un'armonia completa che per i discepoli non riuscivano a comprendere tutto perché c'erano tante cose che non erano ancora alla loro portata, come tante cose non sono ancora alla nostra portata, perché man mano che cresciamo lo Spirito Santo continua a riempire quelle parti che abbiamo bisogno per continuare il cammino insieme con Lui. L'ultimo verso che abbiamo letto sullo Spirito Santo questa mattina si trova in Romani capitolo 8 verso 4 dove vediamo che lo Spirito Santo ci guida in un cammino di santità. Guardiamolo insieme, non secondo la carne ma secondo lo Spirito. L'abbiamo ben spiegato questa mattina affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi, che camminiamo non secondo la carne ma secondo lo Spirito. Una volta che cominciamo a comprendere le opere della carne, le cose che non piacciono al Signore, lo Spirito Santo ci dà il discernimento di cosa dobbiamo abbandonare e cosa dobbiamo prendere. Nella nostra vita è una selezione continua, è un, una rimodulazione, cose da togliere e cose da aggiungere, per avere la guida e sapere cosa lo Spirito Santo di Dio ci fa da guida ci dà dei chiarimenti, questo non va bene perché Dio dice così nella sua parola, questo va bene perché dice così. La maggioranza delle volte è Lui stesso a guidarci sui versi che dobbiamo leggere nella sua parola e quei versi ci parlano al momento opportuno. Molte volte ti accorgi che tu apri la Bibbia, la spacchi per così dire e fai per guardare. E lo Spirito Santo, il verso che ti viene sotto gli occhi, il passo che ti viene sotto gli occhi, ha portato la risposta in luce alla tua mente, al tuo cuore. Altre volte usa altri metodi, però ci guida in un modo speciale. Altre volte quando ci deve parlare e vuole che noi abbiamo conferma perché non abbiamo la certezza ci fa sentire lo stesso messaggio da più parti. Altre volte lo mette nel nostro cuore e poi ce lo fa confermare da qualcuno che parla della stessa cosa ai nostri orecchi. Ma non sono persone che sono nell'insieme, nel solito ambiente che potrebbe essere una intuizione di come quando noi parliamo de, delle cose naturali. Le cose spirituali non è la stessa cosa. Molte volte Egli prende persone a livelli lontani, impensabili, ministeri che sono all'altra parte degli oceani per confermare alcune cose che noi abbiamo bisogno, per darci la certezza che è Lui che parla, perché spesso noi pensiamo che la nostra testa in mezzo a tante voci non riusciamo a distinguere la voce dello Spirito Santo lo Spirito Santo ci guida in un cammino di santità non secondo la carne leggiamo ultime, le ultime quattro parole leggiamole insieme ma secondo lo Spirito quando prende forza nella nostra vita che gli diamo spazio egli comincia a dominare perché lo facciamo sedere sul trono del nostro io. L'io passa a fianco, Dio comanda. Guardiamo nel capitolo 8 verso 14, segnati i versi che leggiamo, così quando vai nella parola del Signore vai a riscontrare, nel riscontro che fai, prega il Signore. Non è che quando dico prega ti devi ginocchiare per leggere la parola. Nei tuoi sentimenti devi avere un desiderio che lo Spirito Santo ti parli, in sincerità. E poi per la fede le indicazioni che ti dà, li devi mettere in azione. Perché se non eserciti poi la fede, che vuoi vedere prima i risultati, non è così. Il nostro cammino è un cammino di fede. Non devi prima vedere, devi prima credere e poi vedi. Gesù questo ha detto. Leggiamo insieme questo passo, che cosa fa? Poiché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figliuoli di Dio. Ci guida, non è sinonimo di cristiano. Coloro che sono condotti, cioè condotti vuol dire guidare, coloro che sono condotti, coloro che sono guidati dallo Spirito di Dio, non sono solo cristiani, guardiamo bene, ma dice uno stile di vita come figli di Dio, guardiamo che cosa dicono le ultime quattro parole, sono figlioli di Dio. Cioè vogliono camminare con la guida dello Spirito Santo per muoversi come figli di Dio, il desiderio profondo del cuore. Un desiderio è un processo di santificazione. Abbiamo detto che cos'è la santificazione. Separiamo ciò che non piace a Dio, non piace manco a noi. Ciò che piace a Dio piace pure a noi, perché Lui è il santo e noi siamo sulla strada della santificazione. E ci porta alla santità, cioè questo processo come obiettivo ci porta ad essere santi, cioè separati dalle cose del mondo, carnali, peccaminose, per... Servire il Santo noi ci santifichiamo, ci separiamo da compagnie che non si addicono, da luoghi, da eh, programmi, una selezione perché abbiamo scelto di voler piacere a Dio. Volendo mettere a morte gli appetiti peccaminosi della natura carne, Sono dallo, quando siamo condotti dallo Spirito, con un desiderio forte di dare spazio alla parte spirituale. Questa è la trasformazione che porta lo Spirito Santo nella nostra vita perché il nostro piacere è di voler piacere a Dio. Ci porta in questa tendenza lo Spirito Santo di Dio. Leggiamo insieme nel capitolo 9, verso 1, così abbiamo un quadro più chiaro. Pace a voi. Abbiamo un quadro più chiaro. Guardiamo come si esprime la parola del Signore. Io dico la verità in Cristo, non mento, la mia coscienza me la attesta per lo Spirito Santo. Cosa fa l'altra funzione speciale che fa lo Spirito Santo? Conferma alla nostra coscienza ciò che viene da Dio. E non possiamo mescolare bugia e verità, perché sono in contrasto, è come le tenebre e la luce. Possiamo fidarci della nostra coscienza, solo quando è controllata dallo Spirito Santo. Eppure non ci possiamo fidare molto, perché noi siamo sempre soggetti ad avere sentimenti, residui di sentimenti nostri carnali, che non sono in perfetta sintonia ed armonia con lo Spirito Santo. Perciò abbiamo bisogno di sorvegliare costantemente e prima di muoverci nelle direttive che pensiamo, assicuriamoci che sia quello il volere di Dio, man mano che camminiamo con Lui. Prima di fare, è meglio, lo Spirito Santo ci porta a prevenire, non prima di fare e poi recuperare, è meglio non tagliarsi che poi cercare i cerotti. Eh? Dio ci deve aiutare. Quando è controllata dallo Spirito Santo, sempre con il punto interrogativo di avere la certezza. Quando non abbiamo la certezza e siamo in dubbio, ci conviene aspettare per non sbagliare. Quando abbiamo la certezza, se non abbiamo la certezza, attendiamo breve spazio di tempo che il Signore ci conferma attraverso qualsiasi metodo che egli usa. Può usare eh, un radioevangelo, può usare la televisione, può usare un fratello, può usare che apri la Bibbia, spacchi la Bibbia e ti dà la risposta che tu hai bisogno e ti porta la certezza, come dire, vai tranquillo e vai come una bufala, vai tranquillo come un trattore cingolato e sprofondi nel fare quello che senti da parte del Signore. Possiamo fidarci della nostra coscienza solo quando è controllata dallo Spirito Santo, sempre con il punto interrogativo che abbiamo bisogno della conferma. Molte volte ci sono dei credenti, porto un esempio, che dicono quando parlo... Parliamo del pro e del contro, sono alcune indicazioni che il Signore mette nel cuore da dare. Sento la risposta dall'altra parte. Io stavo pensando proprio questo. Ebbene, mentre nel cuore c'era quello, il Signore, per confermare, prende una persona e ti fa, gli fa parlare della stessa cosa. Prima lo sentivamo nel cuore e poi lo sentiamo come conferma attraverso gli orecchi. Questo ci dà la certezza che Dio sta parlando e noi possiamo proseguire aspettandoci grandi risultati insieme con Dio. I risultati non siamo noi che li portiamo, sono le coincidenze che Dio ha creato, gli incontri divini nel nostro cammino che Lui ha programmato, che se noi camminiamo al passo suo, senza andare avanti, e senza restare indietro, sono così sincronizzati che incontri le persone che ti servono, incontri qualcuno che non hai pensato a chi devi servire o chi ti deve essere di aiuto. Un esempio lo possiamo trovare nel servo di Abramo, ce ne sono migliaia nella Bibbia, però il servo di Abramo che era partito eh, ubbidendo ad Abramo ma aveva ricevuto una parola da parte di Abramo che era pure profeta, vai che il Signore che mi ha chiamato sarà con te per cercare la sposa di mio figlio. E infatti quando si trovò vicino al pozzo, lui non sapeva come scegliere a 700-800 km di distanza dopo un viaggio a piedi, scegliere la ragazza per... Ma Dio... È Dio e prepara le circostanze. Quando arrivò vicino al pozzo, disse: Dio di Abramo, fa che la ragazza che viene e gli dico, dammi da bere, mi dica, aspetta che la tiro pure per i cammelli. Aveva una diecina di cammelli, ogni cammello beve almeno 200 litri d'acqua sta ragazza si mise a tirare acqua equivale a, a 10, 20 quintali d'acqua con un secchio dal pozzo aveva anche un grande cuore eh? per, un, per uno sconosciuto dio prepara le cose migliori dio ti vuole dare sempre il meglio quando tu cammini con lui non avere fretta da spazio allo spirito santo che ti sa guidare in un modo speciale. E lo Spirito Santo porta nel cuore amore. Noi non, noi non abbiamo amore, noi abbiamo rabbia, abbiamo tutte le caratteristiche nostre, orgoglio, presunzione, uh, che più ne ha più ne metta. Lo Spirito Santo porta amore. Guardiamo sempre nella nell'Epistolo ai Romani nel capitolo 5 verso 5, o la speranza non rende confusi solo la speranza senza una garanzia, come facciamo? Può essere una speranza falsa, ma quella divina non rende confusi perché c'è qualcosa che l'accompagna perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per lo Spirito Santo che ci è stato dato la speranza ha un gancio forte nel nostro cuore perché l'amore di Dio che ha riempito il nostro cuore è agganciato ed è dallo Spirito Santo è l'amore divino perché Dio è amore quando lo mette nel nostro cuore si sente che è di origine divina perché è un amore senza interessi, ci fa fare le cose, non lo faccio se tu mi dai qualcosa, il piacere di dare qualcosa, infatti Dio si muove in questo modo, Dio ha dato e dà per amore, non per ricevere, lo dà per amore, non si aspetta, è come quando noi è un'opera di è come quando facciamo l'elemosina a qualcuno, lo diamo ma non ci aspettiamo un ritorno perché sappiamo che quella persona non ci può restituire quello che noi gli diamo. Dio così fa con noi, sa che noi non abbiamo le, la possibilità di poter restituire e Lui quando lo fa, lo fa, ci dà questo. E Ancora di più, l'amore di Dio nei nostri cuori, questo amore noi abbiamo la possibilità di riversarlo su altri. Guardiamo insieme nel capitolo 15 verso 30 dello stesso, della stessa epistola. L'amore che ha ricevuto Paolo dallo Spirito Santo, egli lo vuole riversare. Nei credenti a, che sta scrivendo. Leggiamo e poi capiamo bene. Ora, fratelli, io vi esorto per il Signor nostro Gesù Cristo, per la carità dello Spirito. La carità è proprio è, è, è un amore, quello che ho detto prima: per la carità, per quell'amore che non possiamo compensare, che viene dallo Spirito Santo. A combattere meco nelle vostre preghiere a Dio per me, cioè l'amore che abbiamo, lo riversiamo verso gli altri, gli altri lo possono contribuire nel sostenerci in preghiera. Questo è bello ed è bello anche sentire, tanti quando siamo legati dallo Spirito Santo, fratelli e sorelle che sono chiamati da Dio a sostenerci in preghiera come noi siamo sostenitori di altri. È una fusione che è un legame dallo Spirito Santo che ci porta ad essere così uniti dallo Spirito Santo. L'amore di Dio nei nostri cuori, l'amore nostro verso gli altri. Lungo il cammino lo Spirito Santo ci dà gioia, pace. Guardiamolo insieme. Nel capitolo 14 verso 17. E qui è grande questa cosa. Perché? Perché l'intervento di Dio è tanto forte che nelle difficoltà ci permette di superarle proprio perché la sua presenza ci sostiene. Guardiamo insieme cosa dice. Perché il regno di Dio non consiste in vivanda né in bevanda. Alcuni pensano che sono le cerimonie esteriori, è qualcosa di molto più profondo. Ma è giustizia, perché sentiamo che dobbiamo addirizzare i nostri passi per piacere a Dio, pace ed allegrezza nello Spirito Santo. Continua a dire che cosa? Produzione celeste, non produzione nostrana. Noi non abbiamo questa produzione. Il nostro cuore, il nostro essere non produce. Quando lo abbiamo, non è nostro, viene da Dio. Quando lo possiamo riversare, è quello che ci dà il Signore. Il nostro? No, noi cambiamo subito. A volte mi sono trovato a funerali dove... Vicino al morto se ne dice di tutti i colori, io faccio questo, ti faccio quello, il giorno dopo è già cambiato tutto. Mi ricordo un'espressione di un, uno che era morto, che aveva lasciato una bambina di due anni, io mi tengo la bambina, io faccio questo, vicino al morto. Quando fu dopo disse al, al genero, senti, trovati casa perché non puoi restare più con me. Il Signore ci deve aiutare. Mentre Dio è fedele nelle cose, indica un atteggiamento costante di lode e di ringraziamento, di giustizia, pace e allegrezza dello Spirito Santo. Anche nelle circostanze difficili, il nostro cuore riposa in Dio. Lo superiamo. I credenti conoscono questo linguaggio perché le difficoltà sempre ci sono, ma il credente lo trovi lì stabile, avverte le cose, capisce tutto, ma non viene smosso, perché la sua fiducia nel Signore è talmente fondata, talmente forte, come se non fosse Lui il protagonista della circostanza che sta vivendo. Il nostro cuore riposa in Dio? che è sempre pronto ad aggiungerne. Che cosa deve aggiungere? Secondo il bisogno aggiunge la pace, l'allegrezza nello Spirito Santo, perché lo Spirito di Dio fa abbondare. Non c'è carestia con Dio. L'economia divina non è come la nostra, che scarseggia poi l'economia non funziona. Lì c'è abbondanza continua. Più ne riceviamo, più ne abbiamo la forza di prendere, più ce ne dà. Più ci apriamo a Lui, più piacciamo a Lui, più la sua dimora diventa forte nella nostra vita. È come dire: Mi trovo bene a casa di Cataldo, ci voglio stare di più. Non dico casa a casa. Dico casa, nostro cuore è il tempio dello Spirito Santo, non è una casa fatta e quella non è il Tempio dello Spirito Santo è dove noi ci raccogliamo guardiamo ancora nel capitolo 15 verso 13 lui è pronto sempre a aggiungere all'egrezza dello Spirito Santo in modo che noi possiamo sempre ringraziare Dio anzi ci fa vedere sempre che poteva andare peggio eh lo dobbiamo vivere questo, perché è vero che possiamo fare un incidente se la macchina la dobbiamo portare allo scasso, però guardiamo non ci siamo fatti niente noi, non è questa una fortuna, non è questa la mano di Dio, non possiamo ringraziarlo, mi ricordo 40 anni fa avevo prestato la macchina e fece un incidente e poi… Si aspettavano che quando mi dicevano dopo, si aspettavano che quando vedevo la macchina allo scasso dovevo disperarmi, andai a guardare per natura mia che i vetri non si erano rotti. Dicevo guarda i vetri non si sono rotti. Loro pensavano che dovevo guardare la macchina quando era messa male, io guardavo quello che c'era restato, signore grazie, perché non è un vantaggio personale quando lo Spirito Santo ci possiede, ci porta avanti in un modo speciale. Ora, guardiamo nel capitolo 15, verso 13. Orlì Dio della speranza vi riempie ad ogni allegrezza e ad ogni pace nel vostro credere, onde abbondiate nella speranza, mediante la potenza dello Spirito Santo, il potere divino. Dio non è solo la fonte, ma è l'oggetto della nostra speranza. Lui non ci dà solo la speranza, ma Lui è la nostra speranza. È depositato nel nostro cuore, anche se non ne arriva quella che c'è è già sufficiente di sostenerci nella circostanza che stiamo vivendo. Dio è grande veramente e ci aiuta. A pregare lo Spirito Santo ci aiuta a pregare nel modo giusto. Guardiamo un altro passo, in Romani 8, 26. Gloria sia resa al Signore. Noi preghiamo a tante volte, come preghiamo? Dio lo sa, siamo di parte, a volte gli portiamo il biglietto della spesa e diciamo Dio dammi questo e poi ce ne andiamo. Altre volte facciamo delle sfogate, parliamo, poi quando ci vuole parlare già non ci siamo più e, e così via secondo il nostro stato d'animo e secondo lo spessore della nostra conoscenza di Dio. Abbiamo bisogno per pregare dello Spirito Santo. Guardiamolo. Parimente ancora, lo Spirito sovviene alla nostra debolezza. Perché noi non sappiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito intercede egli stesso per noi con sospiri ineffabili. Quella parola intercedere vuol dire si interpone tra noi e il trono di Dio, tra noi e l'autorità divina. Per non farci perdere tempo, e per non farci dire che vogliamo noi, ci aiuta a muoverci nel giusto modo verso Dio, per chiedere quelle cose che sono nel piano della sua volontà, per chiedere quelle cose che possiamo ricevere, perché Dio ha detto che ci dà tutto, molti pensano che possono avere pure una Ferrari e Dio glielo potrebbe dare. Tutto vuol dire... Quello che Gesù dice, se fate la mia volontà, se io dimoro in voi e voi dimorate in me, chiedete quel che volete e vi sarà fatto. Diciamo che quando siamo nella posizione che Dio vuole, non chiediamo le cose che piacciono a noi, chiediamo quelle cose che piacciono al Signore e quelle il Signore ce le dà. Dobbiamo comprendere questo perché molti, dato che si dice Dio fa tutto, Dio sa tutto. Mi ricordo un fratello che voleva un aereo privato e lo professava per fare cosa non lo so, non lo ha mai avuto perché lo vedevo e non lo vedo più adesso. Si vede che non ha avuto l'aereo. Dio ci deve aiutare, lo Spirito Santo sovviene alla nostra debolezza perché non sappiamo pregare come si conviene. Ma lo Spirito intercede gli stesso per noi con sospiri ineffabili. Non è detto sempre che noi abbiamo le parole per pregare il Signore. Nel regno dello Spirito, i nostri sospiri, i nostri pensieri, come noi pensiamo, i nostri desideri profondi, che non troviamo le parole, quelli sono visti dal Signore, nel regno dello Spirito, nel cielo, nel paradiso, non si parla, la bocca serve per comunicare tra di noi in questo regno. Nel cielo è il pensiero che parla. Questo però è importante da saperlo, perché quando noi macchiniamo cose che non piacciono al Signore, non vedono i fratelli intorno a noi, ma Dio sì. Mi ricordo l'esperienza di un fratello che fu rapito in cielo in una visione. E mentre continuava a girare nel cielo in quella visione che il Signore lo portò, si trovava in una grande libreria. Ad un tratto c'erano tanti libri. E vide primo, Gio, primo Giovanni, Vangelo di Giovanni 1, Vangelo di Giovanni 2 pensò tra sé: Ma questo Vangelo, Giovanni 1, io so che ce n'è uno di Vangelo, il 2 non l'ho mai visto. Pensò: Prima che torno sulla terra, il 2 mo me lo porto. E come pensò? Tutti i campanelli del cielo si misero a suonare e degli angeli gli arrivarono vicino. Restò spaventato. Disse: Ma che cosa hai fatto? Perché hai fatto? Lui dice: Io non ho fatto niente. Ho solo pensato di prendermi quel libro. L'angelo gli disse: Qui nel cielo non si parla con la bocca si parla col pensiero, è più rapido, sono comunicazioni rapide a distanza perché l'universo è controllato da Dio, se ci deve arrivare la voce, la voce ha una certa misura, il pensiero è più veloce, qui nel cielo è il pensiero, attenzione è importante sapere questo, perché quando noi pensiamo Verso un fratello, verso una sorella, verso Dio, macchiniamo dentro di noi, per Dio già ci guarda, eh? già sa. Ho fatto un'esperienza l'altro ieri, stavo no. prendendo dei biscotti eh, di, con quelle carte che fanno rumore, proprio accanto c'erano quattro formiche. Come hanno sentito il rumore? Si sono fermate tutte e quattro. Ho detto, mamma mia, queste sentono. Allora ho continuato a far scivolare la carta, carta velina. Quando stavano per partire io facevo muovere la carta e loro si fermavano un'altra volta. Ho detto, guarda, queste odono. Ho pensato, così mi vede il Signore a me. Quando mi muovo, quando mi fermo, quando cammino, quando penso, dobbiamo sapere che abbiamo... Un occhio su di noi sempre, che da un lato possiamo sentirci a disagio, ma dall'altro è bello sapere, perché siamo sotto l'autorità divina e nulla sfugge a Dio, perciò è bello. Parimente ancora lo Spirito sovviene alla nostra debolezza, poiché noi non sappiamo pregare. Come si conviene, ma lo Spirito intercede egli stesso per noi con sospiri ineffabili. Ci sono gemiti che vengono da parte del Signore che desidera che noi siamo trasformati, che ci aspetta, e gemiti nel nostro cuore che mancano le parole per esprimerle a Dio e Lui comprende anche quelli. E benedetto sia il Signore, perciò abbiamo bisogno dello Spirito Santo. C'è un bel canto che dice guidami Spirito Santo, affidiamoci a Lui e lasciamoci guidare. E' il numero 762 che cantiamo insieme. Non lo dobbiamo solo cantare perché la melodia è, noi, me, la melodia che noi cantiamo, i cantici che noi cantiamo, noi non sappiamo cantare, non sappiamo ci serve ci servono perché desideriamo che tu possa cantare tutto quello che noi facciamo nessuno di noi sa fare non siamo professionisti sappiamo proprio che siamo terra terra diremmo eh? ma ci piace che tu possa cantare però non è il canto giusto per cantare sono le parole che dobbiamo dire al Signore, quando diciamo al Signore guidami Spirito Santo, inondami, deve essere un desiderio profondo del nostro cuore che dire Signore io senza lo Spirito Santo, senza la guida, dove vado? Resto all'oscuro, perciò ci predisponiamo per dire guidami Spirito Santo, o oh Signore di te ho bisogno. È meglio gridare col cuore questo canto e dire col cuore al Signore che cantarlo con le labbra senza il cuore. Eh, il Signore ci deve aiutare. È meglio se non lo canti e lo canti col cuore chiedendolo al Signore che se lo canti con le labbra il cuore non c'è proprio. Perché Dio guarda il cuore. Quando il nostro cuore va a Lui, Lui ha sempre una risposta noi cantiamolo insieme alleluia Santo, inondami, riempi il mio cuore, guidami, Spirito Santo, oh Signore, di Senza te! richiedi i nostri cantici attraverso WhatsApp al numero 328 873 7893. E se ci scrivi fuori dall'Italia, ricorda di inserire il prefisso più 39. Richiedilo questo canto, richiedi pure i piccoli, le piccole condivisioni che facciamo e partecipale con altri perché il Signore ci chiama a seminare la parola. La parola ha il potere di trasformare i cuori, trasformare le menti, cambiarci, trasformarci. E molte volte arriva il momento giusto perché Dio sempre sa come si deve muovere, approfittane tutte le volte e non ti fermare di cercare la guida dello Spirito Santo. Il battesimo nello Spirito Santo. Noi abbiamo visto, come abbiamo detto prima, tutti i riferimenti che Gesù aveva dato li hanno sperimentati poi lungo il percorso nella Chiesa e ancora oggi Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Vogliamo pregare il Signore? Invochiamo il Signore che ci dia la guida dello Spirito Santo. Preghiamo insieme. Prega, chiudi gli occhi e apri il cuore. Signore, veniamo a te per ringraziarti, per benedirti. Grazie per la tua parola, che dei pezzi per certo sono di grande aiuto ora e man mano ci aiutano a digerire quelle altre parti che abbiamo bisogno lungo il percorso del nostro cammino. Chiediamo a te la guida. Sì, Padre Dio. Per Gesù Cristo ti chiediamo che lo Spirito Santo alleggi su ogni cuore che siamo insieme, ora, e risponda ai desideri di ogni cuore che desidera avere un incontro con te. Sì, di sentire il tocco della tua presenza. Padre Dio, opera per la gloria di Gesù Cristo, perché vogliamo che il cielo sia riempito di anime. Che riconoscono Gesù come Salvatore e Signore della propria vita, per il benessere di ogni anima, perché tu lo hai mandato proprio per dare una nuova vita ad ognuno che si avvicina e si accosta a te per la fede ed inizia un cammino con te. Ti ringraziamo per questo insieme e ti benediciamo, Padre. Amen. 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 Ti voglio ricordare che Matteo ha scritto quei versi che bisogna mettere. Prendi nota di quel che abbiamo letto, così poi vai a leggerli, te li vai a ripassare e vedrai che mentre li leggi con uno spirito desideroso di ricevere dal Signore, avrai altra luce e scopri quanto benessere porta lo Spirito Santo nella tua vita. Romani 8.4. Romani 8, 14, Romani 9, 1, Romani 5, 5, Romani 15, 30 Romani 14, 17, Romani 15, 13, Romani 8, 26. E qui ci fermiamo e Dio piacendo ci vediamo domani mattina alle dieci e mezza per il culto di adorazione. Continua a cercare il Signore, pregalo con tutto il cuore, cercalo col cuore, vedrai che farai delle esperienze gloriose con il Signore Gesù Cristo. Dio ti benedica, pace e buonanotte.